Sindaco, una battaglia portata avanti con altri 74 colleghi. A questo punto i sindaci avete ottenuto la riapertura dell'ufficio postale di Barracca entro la fine di gennaio, primi di febbraio. Questi gli impegni presi con Poste Italiane, da parte sua invece revocherà l'ordinanza urgente che aveva firmato nei giorni scorsi. Sì, diciamo che ci sono state delle interlocuzioni che sono iniziate già dal 31 pomeriggio con il responsabile palermitano di Poste Italiane e poi successivamente anche con il responsabile dei rapporti con le istituzioni di Roma, interlocuzioni che alla fine hanno raggiunto una sintesi. Mi era stato chiesto di revocare l'ordinanza, io sono stato categorico nel dire che non l'avrei revocata fino a quando non ci fosse stata una comunicazione ufficiale dove si evidenziava la riapertura della posta. Questa comunicazione è arrivata, l'impegno di Poste Italiane è quello di avere la possibilità di organizzarsi in queste quattro settimane per poter riaprire l'ufficio di Barracca e quindi tra la fine di gennaio, massimo i primi di febbraio, l'ufficio postale di Barracca tornerà ad essere nuovamente operativo. Per cui adesso io provvederò a revocare l'ordinanza, contestualmente sto predisponendo una nota che invierò comunque a Poste Italiane chiedendo di adottare tutte le misure necessarie a garantire il distanziamento anche presso l'ufficio postale di Via delle Colline, distanziamento fondamentale per evitare gli assembramenti che ovviamente anche nelle prossime settimane ci saranno. C'è stata una disponibilità da parte di Poste Italiane che è stata colta e questo dimostra un fatto che non è interesse nostro fare delle battaglie fino a se stesso. Per noi è fondamentale raggiungere l'obiettivo, ovviamente dare voce a quelli che sono i disagi dei nostri concittadini e consentire al territorio di avere una risposta immediata. I sindaci siete stati compatti, ecco, lei ha ottenuto la riapertura dell'ufficio di Barracca che è importantissimo. Oggi siamo stati un po' nei centri ionici, abbiamo visto che dappertutto c'erano lunghe code agli uffici postali del comprensorio ionico messinese, mi riferisco a Furcisicolo, a Rocca Lumera. Gli altri sindaci invece otterranno delle l'altro, a quanto pare si sta discutendo anche di altro. Sì, ovviamente si sta discutendo anche di altro, perché da quando è iniziata la pandemia le misure adottate da Poste Italiane in alcuni uffici postali della provincia di Messina hanno previsto una riduzione di orario del funzionamento degli uffici da 36 a 18 ore, quindi a sole 3 giornate settimanali. Con il sindaco di Fiume di Nisi, il collega De Luca, abbiamo voluto coinvolgere anche gli altri colleghi e quindi fare un'interlocuzione, una nota forte per evidenziare anche i disagi degli altri comuni e perché è quanto mai necessario e indispensabile che Poste Italiane ripristini gli orari anche presso gli altri uffici postali. Anche da questo punto di vista c'è un impegno non ufficiale ma formale da parte di Poste Italiane nei prossimi mesi a riportare tutto alla normalità e quindi consentire anche agli altri comuni e anche agli altri territori di poter ritornare alla normalità. Questo per noi è fondamentale, ripeto, perché le condizioni di disagio che vivono quotidianamente i nostri concittadini sono notevoli e noi, quali tutori della salute, dobbiamo fare in modo di garantirle. Io predisporrò questa nota intanto per Poste Italiane, anche per far sì che si adottino tutte le misure necessarie a garantire il distanziamento sociale con l'opportuna segnaletica e quant'altro, ma contestualmente anche ho dato disposizione al comando vigile di fare dei controlli periodici quotidiani affinché si evitino degli assembramenti. È chiaro che è indispensabile che gli sportelli, se così possiamo dire, prevedano un numero di operatori sufficiente a garantire l'espletamento dei servizi senza creare code e disagi e quindi consentendo alla cittadinanza di poter svolgere tutte le operazioni nella massima sicurezza, che è la cosa principale che a noi sta a cuore.